Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con dei nuovi consigli per il nostro, per il vostro fantacalcio, quindi altri 9 nomi per questo turno infrasettimanale. Questa volta ho deciso, anche seguendo i vostri consigli, di mettere dei nomi magari un pochino meno scontati. E quindi partiamo con i difensori. Il primo è un nome bello ignorante, ovvero Cacciatore. Cacciatore terzino del Chievo, che gioca a Marassi contro il Genova. Quindi diciamo non una partita proprio semplice per il Chievo. Però questo Chievo sta giocando bene. Cacciatore comunque è un uomo assist, perché già l'anno scorso ha fatto molti assist. Quindi potrebbe farne altri anche quest'anno. Perché no? Perché non farne uno contro il Genoa. Il secondo nome è una sorpresa di quest'anno ed è un difensore ludinese, ovvero Nuitink. Nuitink che è già andato a segno in questo campionato. L'Udinese gioca in casa con il Torino, quindi una partita sì, fattibile, non troppo semplice, però fattibile, e secondo me Nuitink può fare una nuova buona prova. Mentre l'ultimo nome non è una sorpresa di quest'anno, ma è una sorpresa dell'anno scorso, ovvero Caldara, difensore dell'Atalanta. Ancora quest'anno non è andato a segno, quindi potrebbe farlo in questa partita contro il Crotone in casa. Partita diciamo abbastanza semplice per l'Atalanta, quindi Caldara potrebbe prendere un bel più 3. Passiamo al centrocampo, dove troviamo Kessié, l'unico diciamo centrocampista sicuro di giocare del Milan in casa contro la Spal, una partita. Anche questa sembra semplice, però la Spal sta giocando molto bene. È un po' caduta con il Cagliari, però contro l'Inter ha fatto vedere buone cose. Chissà che non giochi bene contro le grandi. Però che sì, lo volevo mettere perché comunque è un centrocampista molto buono del Milan. Deve ancora entrare perfettamente nei meccanismi di questa nuova squadra, però gioca molto bene e secondo me potrebbe avere una buona prestazione. Il secondo nome invece è Perotti, Perotti attaccante, no, attaccante, centrocampista della Roma, però un'ala praticamente, quindi quasi un attaccante, quindi come centrocampista è una buonissima presa, infatti vi sarà costato anche abbastanza. La Roma che gioca fuori casa contro il Benevento, Perotti si è riposato nell'ultima partita, quindi secondo me potrebbe essere fresco e potrebbe regalare dei gol per i tifosi novanisti e per i fantallenatori che lo hanno. Per l'ultimo nome del centrocampo torniamo nell'Atalanta che, vi ricordo, gioca in casa contro il Crotone ed è Ilicic. Ilicic che dovrebbe partire titolare, in ballottaggio c'è anche Kurtic, però secondo me dopo il gol annullato a Chievo, a Verona contro il Chievo potrebbe cercare di nuovo il gol, questa volta contro il Crotone in casa, potrebbe essere per lui più facile, chi lo sa, magari un bel tiro dalla distanza come ci ha abituato bene lui. Potrebbe andare a segno. Passiamo all'attacco, dove anche qui abbiamo magari dei nomi che non vi aspettate. Il primo è Caprari. Caprari, attaccante della Sampdoria, ha un posto da sicuro titolare. In ballottaggio dovrebbe essere Quagliarella Zapata. Quindi Caprari dovrebbe partire titolare. Sampdoria sta giocando molto bene, ancora imbattuta nelle 3 partite. Ovviamente la quarta è da recuperare contro la Roma. Però, anche se fuori casa, però contro il Verona potrebbe fare una nuova buona prestazione, magari una nuova vittoria, e magari Caprari potrebbe anche andare a segno. Per il secondo nome andiamo a Torino, andiamo alla Juve ed è Mandzukic. Non è Dybala, non è Higuain, ma è Mandzukic. Ovviamente Dybala se lo avete lo metterete sicuramente, quindi non ve lo devo stare a dire io, ovviamente. La Juve che gioca contro la Fiorentina, quindi una partita non facile perché la Fiorentina ogni volta che gioca contro la Juve dà qualcosina in più. Però secondo me la Juve in casa può fare una buona prestazione. Mandzukic potrebbe addirittura prendere il posto di punta, posto di Higuain che non è al 100% della forma. Quindi attenzione, se avete Mandzukic io un occhio ce lo darei, perché se gioca come punta è più facile anche che vada a segno. Però se non gioca come punta comunque giocherà come esterno, quindi in campo ci sarà. L'ultimo nome di oggi è del Cagliari, che gioca contro il Sassuolo in casa ed è Farias. Diego Farias dovrebbe anche lui prendere il posto di uno tra Sau e Pavoletti, insomma c'è un ballottaggio di 3 nomi per 2 posti. Secondo me Farias scenderà in campo dal primo minuto, deve ancora riscattarsi questa stagione, non ha fatto vedere di cosa è capace. Per me Farias andrà a segno contro il Sassuolo, anche perché questo Cagliari sta giocando veramente bene. Questi erano i nomi per i miei consigli al fantacalcio di questo turno infrasettimanale, subito dopo la quarta giornata, la quinta è arrivata subito, 2 giorni dopo, quindi non c'è nemmeno stato il tempo di pensare, già avete aperto l'applicazione, avete visto il risultato del vostro fantacalcio, se lo fate con l'app di Fantagazzetta, io lo faccio così, ho visto il risultato, ho perso tra l'altro.
E ho visto, mancano un giorno e 11 ore. Cosa? Per mettere la formazione era tipo impanicatissimo. Quindi ho cercato di fare questo video anche per darvi dei miei consigli. Invito a lasciare un bel mi piace. Commentate anche se siete d'accordo con i nomi che ho messo. Se avete altri nomi che secondo voi potrebbero fare bene questa giornata. E vi ricordo come sempre: be yourself, stay ignorant.